E buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a preparare insieme l'ottava giornata. Si inizia sabato alle 15 con Spezia Salernitana, perciò attenzione a consegnare le formazioni in tempo. Ci aspettano inoltre qui sul canale tantissime live per giornata in questi giorni, dove affronteremo ogni vostro dubbio. E in più, sabato, a partire dalle 17:30, sulla piattaforma Viola, vedremo insieme lo spettacolo di Lazio-Inter. Una partita assolutamente da non perdere, che vivremo insieme con tanti spunti a tema calcistico, fantacalcistico e anche con un occhio alla nostra 9 luglio 2006. Vi aspetto così sulla piattaforma Viola, avete qua sotto i link in descrizione. Come al solito lasciamo un super like, iscrivetevi, attivate la campanella se siete nuovi su questo canale e adesso iniziamo. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. Partiamo con la prima partita, ragazzi, dove si affrontano due squadre in piena lotta per non retrocedere, ossia Spezia e Salernitana. Sarà una partita dove le due squadre mi aspetto che giochino a viso aperto, dove non c'è secondo me una reale favorita, ma andiamo a vedere nel dettaglio i giocatori di entrambe le formazioni. Abbiamo Prove dall'Importa che dovrebbe prendere il posto, rubare il posto a Zoet, poi abbiamo Nikolao, Erlich e Ristov, sono difensori che non sono consigliati ma si possono schierare in caso di emergenza. A centrocampo troviamo Ferrer e Amian sugli esterni. Maggiore invece è consigliato e poi qua è segnato Verde, ma potrebbe giocare un Salva Ferrer accentrato a centrocampo oppure anche un Kovalenko. Più probabile che Verde agisca come ala d'attacco. Davanti troviamo Jasi, troviamo Nzola e appunto uno tra Verde e Antiste. Per quanto riguarda gli attaccanti dello Spezia, in particolar modo vi consiglio proprio Verde, ma si possono mettere anche gli altri. Ovviamente come terzi slot qualora manchino le alternative. Mentre per la Salernitana abbiamo Belez in porta, in difesa abbiamo Gyomber, Strandberg, Gaiolo e Ranieri, anche qua niente di esaltante ma in caso di necessità si possono mettere. A centrocampo vi consiglio Koulibaly e Di Tacchio sugli altri, Castagnos trequartista, davanti Simi e Djuric. Anche in questo caso attaccanti che si possono mettere qualora non abbiamo altre valide alternative. E passiamo al primo big match di giornata, ossia quello tra Lazio e Inter. Vi ricordo che questa partita ce la godremo insieme sulla piattaforma Viola, account Federico Viglino, trovate comunque qua sotto il link in descrizione. Ce la godremo insieme a partire da sabato alle 17:30. Assolutamente, ragazzi, non mancate. Comunque adesso andiamo ad analizzare questa partita. Mi aspetto un Inter arrembante e una Lazio che invece propone gioco principalmente in contropiede. Potrebbe essere questo, diciamo, il filo logico della partita, ma andiamo a vedere più singolarmente gli interpreti. Abbiamo Reina in porta, sinceramente eviterei. In difesa pesa l'assenza di Acerbi, non vedo nessun difensore particolarmente consigliato. A centrocampo meglio Milinkovic-Savic rispetto agli altri giocatori, mentre per quanto riguarda l'attacco vedo bene Immobile e Felipe Anderson. Passiamo all'Inter dove troviamo Handanovic in porta che secondo me si può schierare. Abbiamo poi Skriniar sull'out di destra di difesa che lo vedo leggermente meglio rispetto ai compagni De Vrij e Bastoni. Abbiamo poi gli esterni come Dumfries e Perisic che si possono mettere, ma si possono mettere anche gli altri due che dovrebbero subentrare, ossia Darmian e Di Marco. A centrocampo meglio Barella e Brozovic rispetto a Calhanoglu, in particolar modo Barella consigliato, davanti consigliati sia Dzeko che Lautaro Martinez. Vediamo adesso la partita del sabato sera tra Milan e Verona, un Milan pieno di defezioni, infatti manca Magnan, giocherà da Tarusano. Manca Theo Hernandez per Covid, giocherà Ballo Touré, possibile l'ingresso a partita in corso di Calabria, e quindi titolare sarà Kalulu, come possibile ingresso a gara in corso di Giroud, davanti dovrebbe giocare Rebic. Ma andiamo a vedere reparto per reparto, da Tarusano si può comunque schierare, in difesa meglio Tomori rispetto agli altri, per quanto riguarda la linea di centrocampo vanno benissimo sia Kessié che Tonali, sulla tre quarti. Ovviamente, come non menzionare Diaz, ma si possono schierare anche gli altri giocatori davanti Rebic e da mettere.
Mentre per quanto riguarda il Verona troviamo Montipò in porta, generalmente eviterei il reparto difensivo, rimane comunque schierabile Faraoni, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo Simeone si può sfruttare il momento di forma, quindi si può mettere come terzo slot, si può anche sfruttare la fantasia di Caprari se non si hanno altre alternative, mentre per questo turno eviterei Barak. Partita di domenica delle 12:30 che vedrà di fronte Cagliari contro la Sampdoria, Mazzarri sfida D'Aversa, vedremo quale dei due allenatori uscirà alla fine vittorioso. Per il Cagliari abbiamo Cragno in porta, poi abbiamo Carboni, Godin e Caceres, sinceramente non sono giocatori che mi fanno impazzire per questa giornata. Sugli esterni abbiamo Dalbert e Nandez, Nandez consigliato, abbiamo poi Strootman, Marin e Deiola, tra questi meglio Marin. Davanti consigliati sia Keita Balde che Joao Pedro. Per quanto riguarda la Samp, abbiamo Audero in porta che si può comunque schierare. Linea difensiva con Augello, Colley, Yoshida e Berezinski. Su tutti vedo bene Colley. Mentre per quanto riguarda il centrocampo, ovviamente non si può non schierare Candreva, assolutamente in formissima, quindi consigliatissimo. E poi attenzione perché sia Damsgaard che Inattare non dovrebbero essere da partita. Perciò controllate bene le ultimissime dai campi prima di schierarli. Davanti schierabili sia Ciccio Caputo che Quagliarella. Empoli-Atalanta si presenta un po' come Davide contro Golia. Diciamo che è difficile trovare giocatori consigliati a prescindere per quanto riguarda l'Empoli, probabilmente il solo Bairami, mentre è difficile trovare qualcuno di non consigliato per l'Atalanta. Ma vediamo più nello specifico i giocatori. Abbiamo Vicari in porta per l'Empoli, eviterei. Abbiamo Marchizza, Romagnoli, Tonelli e Stojanovic. Tra questi nessuno di particolarmente consigliato, se non magari Marchizza che se la dovrà vedere contro Maele che in campionato fa fatica. Abbiamo poi Ricci, Henderson e Zurkowski a centrocampo, trequartista Bairami che si può comunque mettere davanti più Mancuso di Francesco. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, abbiamo Musso, recupera Toloi con Demiral e Palomino e tra questi vedo meglio Demiral. Per quanto riguarda gli esterni, gli stati difensori ma che giocano a centrocampo dell'Atalanta, vedo meglio Zappacosta, mentre sulla linea della tre quarti si possono schierare tutti e una particolare menzione la faccio per Pasalic e Muriel. Ma attenzione anche agli ingressi a gara in corso di Zapata e di Ilicic. Mi aspetto una partita ricca di gol tra Genoa e Sassuolo, due squadre che si affronteranno anche in questo caso a viso aperto. Per quanto riguarda il Genoa, abbiamo Sirigu in porta, gli esterni Criscito che ha recuperato e Cambiaso. Vedo meglio ovviamente il capitano che è da schierare, mentre Cambiaso eviterei. A centro della difesa abbiamo Bani e Biraschi, mentre per quanto riguarda la mediana più Badeli di Touré. Per quanto riguarda invece la tre quarti, vi consiglio Rovella, mentre davanti ovviamente schierabile Mattia Destro. Per quanto riguarda il Sassuolo, abbiamo consigli in porta, attenzione perché si può trattare di una partita ricca di gol, perciò valutate bene. Poi abbiamo Toljan consigliato sulla destra che dovrà vedersela con Fares, completa il reparto difensivo Chiriches, Ferrari e Rogerio. Per quanto riguarda la mediana, Frattesi e Lopez, nulla di esaltante al fantacalcio. Poi sulla tre quarti vi consiglio sia Berardi che Bogà, mentre davanti Raspadori è in cerca del riscatto. E sia lui che Juricic partono un gradino sotto questi due. Passiamo ora a vedere insieme Udinese-Bologna. Abbiamo Silvestri in porta per l'Udinese. Poi abbiamo linea difensiva classica con Samir Nuitink e Rodrigo Becao. Nuitink consigliato. A centrocampo sugli esterni più Molina di Strigger Larsen, mentre in mezzo consigliato ovviamente rigorista Pereira. Davanti sono schierabili sia Deulofeu che Neto. Per quanto riguarda il Bologna, abbiamo il nuovo modulo attuato ultimamente da Mihailovic, ossia un 3-4-2-1. Abbiamo Skorupski in porta, Soumarò, Medel e Traoré in difesa. Attenzione perché Beto contro Medel c'è un mismatch a livello fisico, quindi abbiamo Beto che è una punta di peso, mentre Medel non è esattamente uno dei difensori più alti della Serie A, perciò è probabile che Mister Mihailovic attui qualche contromossa, magari accentrando Traoré oppure Soumarò su di lui.
Comunque, passiamo ora al centrocampo, dove vedo bene più De Silvestri che Ichi per quanto riguarda gli esterni. In mezzo può fare bene Dominguez, mentre davanti sono consigliati sia Soriano, che è chiamato a riscatto, che Barrow in ottima forma, e anche un Arnautovic mezzo acciaccato, che comunque può essere schierato in mancanza di alternative valide. La corazzata Napoli affronta domenica alle ore 18 il Torino. Potrebbe essere una partita più combattuta del previsto perché per modo di giocare il Torino può difendersi bene e mettere magari in difficoltà il Napoli, comunque staremo a vedere. Sulla carta non ci sono giocatori non consigliati per quanto riguarda il Napoli, visto anche il grande momento di forma. Vi dico alcuni nomi su tutti. Attenzione a Meret che dovrebbe tornare a titolare e rubare così il posto a Ospina. Ovviamente Koulibaly e Rahmani si devono mettere. Mentre per quanto riguarda il reparto offensivo, vi dico su tutti Insigne, poi Osimhen e Politano. Il Bologna si schiera con un reparto difensivo composto da Milinkovic-Savic, Gigi, Bremer e Rodriguez che non è al meglio. Sinceramente per questa partita comunque eviterei spiacevoli sorprese. A centrocampo si possono comunque schierare Singo e Ansaldi, ovviamente listati difensori, mentre per quanto riguarda la linea offensiva si possono sfruttare gli inserimenti di Pobega, se non avete alternative valide. Passiamo ora all'altro big match di giornata, ossia quello tra Juventus e Roma, due squadre dalla quale mi aspetto molta intensità in questa partita. Mi aspetto duelli chiave sia nella zona centrale del campo che sugli esterni, ma andiamo a vedere nella pratica, giocatore per giocatore, chi conviene schierare e chi meno. I due portieri comunque li schiererei, in quanto in caso di vittoria di una o dell'altra parte sono possibili ottimi voti. Ragionerei in questo modo per quanto riguarda questa partita, quindi Szczęsny si può mettere. Abbiamo poi gli esterni che dovrebbero essere Pellegrini e De Sciglio, in quanto potrebbero esserci le defezioni dei sudamericani, o meglio Allegri potrebbe decidere di non rischiarli dall'inizio. Abbiamo poi De Ligt e Bonucci come difensori centrali. Attenzione a Bonucci perché è anche rigorista, visto che Dybala potrebbe partire dalla panchina. Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe rivedersi Arthur, ovviamente consigliato Cuadrado, che potrebbe averla meglio su Vigna, davanti più Chiesa di Kean, per quanto riguarda il nostro fantacalcio. La Roma schiera Rui Patricio, anche lui si può mettere. Mentre per quanto riguarda la linea dei difensori, vedo bene Mancini e anche Castro può averla meglio su Bernardeschi. A centrocampo, ovviamente, Veretout rigorista è da schierare, mentre sulla tre quarti e in fase offensiva si possono mettere sia Zaniolo che Pellegrini che Mkhitaryan. Abraham si può comunque schierare nonostante abbia avuto qualche fastidio. Mentre attenzione anche a Shomurodov che comunque avrà il suo spazio. Menzione particolare in casa Juventus anche per Dybala che potrebbe entrare a partita in corso ed essere decisivo. Perciò se lo avete in rosa schieratelo anche se non è dato titolare. Passiamo ora all'ultima partita di giornata, quella tra Venezia e Fiorentina. Abbiamo per quanto riguarda Venezia Maimpa in porta, poi Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda e Ebuei. Eviterei, diciamo, la difesa del Venezia in questa circostanza. A centrocampo Busio si può mettere, mentre in attacco consigliato Aramu e anche Henry si può mettere. Mentre per la Viola abbiamo Terracciano in porta. In difesa tra questi giocatori vedo bene Odriozola e Milenkovic. A centrocampo Duncan potrebbe far valere la propria fisicità. Mentre davanti ovviamente Vlahovic su tutti, ma sono comunque schierabili anche Nico Gonzalez e Calehon. Bene ragazzi, fatemi sapere qua sotto i vostri dubbi. Avremo comunque da qua a sabato numerose live in cui potrete fare tutte le vostre domande, sciogliere ogni vostro dubbio, perciò ci vedremo ancora qua in live. E poi vi ricordo ovviamente l'appuntamento di sabato a partire dalle 17:30 sulla piattaforma Viola per seguire insieme le emozioni di Lazio-Inter. Come sempre lascia un like, iscriviti e attiva la campanella se sei nuovo e noi ci vediamo prestissimo ragazzi qua in live sul canale. Ciao belli!